Ciao ragazzi, allora ne vengo da 9 ore di lezione oggi, ma prima di andare a cena facciamo un videino di rock and roll, ci sta, come aperitivo. Perché devi pensare di fumare come aperitivo prima di mangiare, cantava Vasco Rossi, noi invece facciamo un bel rock and roll come aperitivo prima di mangiare. Mi avete chiesto in un po' di gente di fare qualcosa con l'elettrica, di spiegare un po' l'elettrica, va bene, facciamo qualcosa con l'elettrica. Vi faccio vedere questo piccolo assolo abbastanza semplice di rock and roll. Vedremo un po' di tecniche proprio tipiche del rock e della chitarra elettrica di conseguenza. Quindi double stop, legature, bending, blues, terze blues, eccetera, eccetera. Cominceremo con questa frase qui. Mi, quarta secondo, pull off su quarta vuoto. Poi stessa cosa su quinta. E poi andremo sulla terza minore, siamo in Mi. La tonalità è Mi, ma ci mettiamo la terza minore che tira verso la terza maggiore. Quindi questa è la prima frase. 3, 4, 1. Poi facciamo questa frase qua, Mi, quarta corda secondo. Hammer on da quinta corda, secondo quarto. E di nuovo Mi. Quindi occhio alla pronuncia delle note. Un po' sbragato. Ok, poi qui facciamo un bending da Fa diesis, lo portiamo a Sol. Sol naturale, terza minore, siamo sempre su Mi maggiore dove c'è il Sol diesis, questa terza blues. E facciamo Fa che va verso Sol, 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 Fa, Sol, Fa. Strappo su Mi che ce l'ho qui sotto. Ok? Poi faccio un Do diesis, quinta corda secondo. E vado al power chord di La. Quinta vuoto, quarta secondo, terza secondo. Quindi fin qui è qui e ora facciamo ta un cha ta un cha sullevare. Facciamo questo double stop, eccolo qua il double stop, sesta qui, sesto tasto, quinto tasto di terza seconda, quindi. E poi facciamo cromaticamente, scendiamo quinto, quarto, terzo. Ok? Poi l'armonia va in Fa diesis, quindi com'era più? Facciamo una ciaccaturina, facciamo un mini barré sul 3, sul 2, scusate, facciamo su terza corda, ciaccatura, secondo, terzo. E poi facciamo seconda prima, quindi terza, seconda prima. Poi glissiamo col medio fino al settimo. E poi facciamo cromaticamente dal settimo, sesto, quinto. Ok, quindi poi glissato col medio da sesto a ottavo di terza corda. Qui facciamo double stop su settimo tasto, seconda prima. Praticamente è un Si sotto, quindi di nuovo andiamo a mettere anche il Sol diesis qui su seconda corda. Nono tasto, quindi poi facciamo questa frase. Gigi già patapam, gigi già, gigi già, cia cia cia. Questo è un double stop, vi tengo il medio, siamo su terza seconda, il medio come considerazione è 11,
10, 11, 12, 13. Tipico rock and roll. Da qui poi facciamo un'altra manovra classica rock, un double stop. Prima corda settimo tasto, seconda corda ottavo tasto. Facciamo un piccolo bending di un semitono, quindi il sol naturale. Terza minore che tira verso terza maggiore, qui sull'ottavo. Solo il medio deve fare bending. Quindi. Poi, seconda prima vuoto. Ciancia, siamo sempre swing. Panta, panta, panta. Poi qui facciamo. Quindi, due volte il double stop, poi bending qui su seconda corda, terzo tasto. Fino ad arrivare ad avere un unisono con la prima corda vuoto, poi fa diesis, di nuovo un double stop, tiro di nuovo questo re, però fino solo fino a re diesis di un semitono. Ok, quindi occhio, tua, non ci deve essere il release, il rilascio. Non è questo, ma stoppate bene con la destra, riappoggiandovi e anche allentando la pressione. Poi facciamo si, terza corda, quarto tasto, terza corda, terzo tasto, terza corda, seconda. Quindi, poi, quindi una pausa di un quarto e poi facciamo questa frase qui, siamo sul dodicesimo. 12 di seconda, 12 di prima, 14 di prima, 12 di seconda, poi 15 di prima che va su questo double stop che è 16-16 di terza e prima. Poi ti facciamo un pa pa pa, scendo 14-14, 12-12, poi 11-10. Quindi. Andiamo alla frase finale, che è questa. Mi, terza corda nono, si, seconda corda 12, si bemolle, la, quindi 11-10. Poi bending di un semitono qui su terza corda dodicesimo. Cercate di far scappare bene queste dita. Non c'è anche qui, non c'è rilascio. Occhio a questa cosa. Ok? Poi facciamo un bending con release, stavolta con rilascio sull'11 di terza. Poi facciamo 9, 11, 10 di seconda. Di nuovo 11 di terza e vado su undicesimo di quarta. Quindi, scusate, sbagliato, va bene, rifacciamo dal si qui. Ok, frase finale. Qui abbiamo un double stop di nuovo e facciamo su seconda corda 12-14 e prima corda 12 che ce l'abbiamo sotto l'indice. Poi facciamo un hammer on veloce da 12 a 14 di seconda sempre, quindi e torniamo su 12. Poi 14 di terza e di nuovo 12 di seconda. Poi lo stesso schema lo trasportiamo da 14 a 16. Poi un pa in levare, mettiamo questo sol, quindicesimo tasto di prima, sol naturale che tira di nuovo verso sol diesis. Qui
cerchiamo di prendere anche le corde facendo un rake. Quindi non è solo questo, ma ci mettiamo sotto anche le altre corde mutandole bene col palmo. Poi facciamo 12, 12, 12, scusate, 12, 12 di prima seconda e 14 di terza. Ok? Poi mini barre di tre corde sul dodicesimo e facciamo la manovra sol naturale, sol diesis, 12, 13 di terza. Sempre suonando tre corde. E poi chiudiamo qui da 14 a 12 di quarta corda. Quindi occhio. Occhio alla lunghezza delle note e alla pronuncia. La pronuncia blues, eh? Per il suono niente, su questo genere qua di rock and roll un po' antico niente, chitarra nei lampi, leggera distorsione in modo che se suonate piano avete un suono pulito, se picchiate un po' di più va a fare un po' di crunch, quindi il suono deve essere addirittura anche col volume potrei lavorare, quindi se io abbasso un po' il volume e qui il potenziometro lo suono pulito, se alzo il volume mi dà gain e quindi il distorsore lo faccio anche col volume, va bene ragazzi, e soprattutto anche con la forza che do. Suono abbastanza pulito, sul limite del crunch. Allora, io sono in appartamento, non posso spingere troppo, però se spingessi un po' di volume, di ampli, questo è il suono rock. Abbastanza pulito, sul limite del crunch. Occhi glissati, anche la lunghezza delle note, ritmico. Occhio qui quando fate questo double stop. A suonare bene due corde mutando quella centrale, la seconda. Anche questo, fate scappare le due dita che fanno il bending senza rilascio. Scusate, lavorate bene anche il vibrato, eh. Bene, così abbiamo fatto qualcosa anche con l'elettrica. La uso poco, ma io amo suonare l'elettrica, logicamente, è chiaro ragazzi. Ma faremo qualcosa anche con l'elettrica in futuro, vediamo. Troppe cose ci sono da fare. Ma tanto facciamo anche un po' di elettrica se vi piace, vediamo il riscontro che avrà questo video, non lo so. Ciao, vi saluto, io me ne vado a cena. Buon weekend ragazzi.